La conquista del Passo della Sentinella fu, prima che un'operazione militare, una grande impresa alpinistica. Fu il capitano Giovanni Sala, comandante dei Mascabroni, a dirigere tutta l'operazione, che prevedeva l'assalto al passo solo dopo un lavoro di occupazione e sistemazione della cresta Sigmondi e della zona di Cima 11. Con l'ausilio di scale di legno e corde fu letteralmente inventata una traccia di sentiero con piccole baracche per la sosta e il rifornimento, occupando Forcella della Tenda, Forcella 75, Forcella da Basso ed altre forcelle ad oltre 3.000 metri di quota. E tutto questo grazie anche all'audacia dell'aspirante Italo Lunelli, irredentista trentino. La neve, le bufere e le valanghe non impedirono agli alpini di resistere su quelle posizioni miracolosamente allestite ad alta quota. E solo così poté essere preparato l'attacco decisivo al passo, con due squadre di 20 uomini ciascuna, che furono chiamati da Sala i Mascabroni, ovvero gente rude e brontolona, ma sempre generosa ed ardita. All'alba del 16 aprile, con 30 gradi sotto lo zero, scattò l'attacco. Gli alpini di Cima 11 iniziarono la vertiginosa discesa per il canalone, che piomba sul passo, sorprendendo l'incredulo presidio austriaco, che tutto si sarebbe aspettato, tranne che vedersi attaccato dall'alto. A raggiungere la meta per primo fu il sottotenente Martini, al grido di Savoia. Fu un'impresa da vera leggenda. Gli umili sconosciuti Stragà, Contadin, Possamai, Menegus, Dacol, Dal Canton e tutti gli altri balzarono in un colpo solo a livello degli Innerkofler, degli Happacher, delle fortissime guide di Sesto e del Tirolo, fino a superarle. Dopo più di un secolo, la conquista del Passo della Sentinella da parte degli alpini del capitano Sala costituisce una delle pagine più gloriose ed esaltanti della Grande Guerra sulle Dolomiti.